cinese. Ha detto tasse, ha detto pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, ha detto riduzione delle imposte, ha detto tante cose. Io mi aspetto, nel mio piccolo, tra virgolette, che tenga fede agli impegni che il governo ha preso con Regione Lombardia su Expo e sulle infrastrutture. Centinaia di milioni che devono essere ancora dati, riduzione delle imposte, impegni già presi e formalizzati che ancora mancano. Mi aspetto che il governo Renzi faccia questo. L'Europa di solito è matrigna, no? E dice voi dovete fare così, così, così. Ricordo che il patto di stabilità a cui si fa sempre riferimento, perché bisogna ridurre i costi, si chiama in realtà patto di stabilità e crescita, non solo patto di stabilità. Finora si è intervenuti solo sulla stabilità, ridurre le spese. Adesso bisogna dar vita anche alla crescita, vuol dire consentire alle regioni che hanno le risorse di utilizzarle, alle imprese di fare quello che fanno abbassando le tasse, ai comuni virtuosi, tanti sono nel nord, di poter spendere i soldi che hanno in cassa e che non possono spendere per il patto di stupidità. Tutte cose che Renzi sa bene, gliel'ho dette io, le sa, mi aspetto che passi dalle parole ai fatti, se no rimane un parolaio. Intervenuto al forum di Confcommercio ad una tavola rotonda in cui si è discusso del ruolo della politica, il presidente della regione Lombardia Roberto Maroni ha colto l'occasione della presenza del ministro dell'economia Pier Carlo Padoan per ribadire le inadempienze del governo su Expo Infrastrutture, ovvero soldi che l'esecutivo si era impegnato a dare che non sono ancora arrivati, e per chiedere di poter consentire ai comuni di spendere i soldi che hanno in cassa e che invece sono bloccati dal patto di stabilità. In questo contesto vorrei rassicurare il presidente Maroni che il problema, diciamo così, del patto di stabilità interno, le distorsioni, i paradossi in cui ci sono soldi che non si possono spendere e in altri posti non ci sono soldi ma si potrebbero spendere, queste distorsioni sono all'attento esame del governo. Naturalmente non dimentichiamo che molto spesso per risolvere queste distorsioni ci vogliono finanziamenti addizionali, ma questo fa parte del ragionamento. Assicurazione del ministro Padoan è assicurata? No, sono rimasto favorevolmente colpito dal fatto che lui abbia nella replica detto che sul patto di stabilità ci lavora. È una delle questioni più importanti che io ho sottoposto come richiesta al governo Renzi. La Lombardia, i sindaci virtuosi della Lombardia hanno avanzato 8 miliardi e mezzo che possono essere utilizzati non per pagare le spese ma per fare investimenti, rilanciare l'economia. Basterebbe lasciar spendere i sindaci i soldi che loro hanno. Se su questo il ministro Padoan dà una risposta affermativa e ci lavora, è un'ottima cosa e io lo sosterrò, anche se sono all'opposizione del governo, perché è una cosa giusta. La politica per essere credibile deve passare dalle parole ai fatti, ha detto Maroni, che ha ricordato alcune delle misure già prese in Lombardia come credito in cassa, con cui la regione ha messo 22 milioni per pagare i debiti che i comuni hanno nei confronti delle imprese, oppure la riduzione dei ticket grazie all'approvazione dei costi standard in sanità. Nel corso del dibattito inoltre si è affrontato anche il tema dell'euro e dell'Europa. Salvini pone un tema che è considerato un tabù, quello dell'euro, non si può parlare di euro, non si deve parlare di euro. Pone il tema di euro, per porre il tema al centro del dibattito, il tema dell'Europa. L'Europa è la salvezza nostra o è un'Europa matrigna o è qualcosa che complica o è qualcosa che può anche portare alla crisi, ad aumentare la crisi nei paesi deboli? Io penso che si debba discutere di questo quando si discute delle elezioni europee senza tabù. Dopodiché diciamo delle stupidaggini, bene, si dirà perché diciamo delle stupidaggini, ma non vade retro perché l'euro è intoccabile, un tabù intoccabile, chi l'ha detto? Per la Confcommercio ci sono ancora spazi per la crescita, ma bisogna innanzitutto tagliare le tasse anche attraverso una riduzione della spesa pubblica, di cui esiste una parte che si può aggredire, tra gli 80 e i 100 miliardi, come ha sottolineato il presidente Carlo Sangalli. Il 2014 sarà un anno di convalescenza, in cui il paese è ancora debole, va scongiurato il pericolo di una grave ricaduta. Occorre dunque recuperare il terreno perduto, occorre rimettere in moto la domanda interna, dare delle risposte concrete a famiglie ed imprese che da troppo tempo aspettano una svolta. Al centro della due giorni del forum anche gli ultimi interventi ipotizzati dal governo in materia di lavoro e di spending review.
Noi come Confederazione abbiamo sottolineato che l'unico nostro rammarico è aver escluso una importante fetta del mondo del lavoro, che è quella del lavoro autonomo, perché comunque il lavoro di questo paese non è solo quello dipendente. E 5 milioni di lavoratori autonomi probabilmente meritavano un'analoga attenzione. Anche da questo forum Ambrosetti di Concommercio tutti gli interventi convergono sulla necessità di rilanciare l'economia attraverso un rilancio della produttività e quindi che passa attraverso queste azioni di semplificazione burocratica, di abbassamento del costo del lavoro per gli oneri indiretti e anche un rilancio degli investimenti, soprattutto delle imprese, e quindi favorire anche l'accesso al credito da parte delle imprese. Lo stesso ministro Poletti, proprio qui a Cernobbio ieri, ha ammesso che siamo ancora in una terra di mezzo, in una fase ancora acuta per il lavoro. Lei ha detto che il Jobs Act non crea lavoro, perché? Il Jobs Act non può creare lavoro, il lavoro viene creato dagli investimenti di investitori stranieri e italiani. Il Jobs Act può aiutare a far defluire meglio il lavoro che c'è. E questo è un equivoco che strascina da diversi anni. Ogni governo dice faccio norme del lavoro nuovo sostituendo le parti sociali che sono le uniche deputate a fare accordi. No, abbiamo detto in tante occasioni, c'è un problema di riordino istituzionale, di sovrapposizioni e c'è un problema che riguarda l'acquisto dei beni della pubblica amministrazione su cui si può intervenire, però non taglierei certo né sui lavoratori né sui loro contratti né sulle loro condizioni. Sul turismo siamo ancora nulla, nel senso che col governo precedente era in cottura un decreto legge turismo dedicato quindi al nostro settore, poi il governo è caduto, noi ci auguriamo che il ministro Franceschini riparta da un lavoro che era già stato fatto, faccia giustamente i necessari aggiustamenti, però ecco che venga messa tra le priorità del paese. Cosa vi aspettate da Expo? Siamo molto fiduciosi su Expo, che riteniamo una cosa importante non solo per Milano e per la Lombardia, ma importante per tutta l'Italia. Noi ci auguriamo che le decine di milioni di visitatori che verranno a Milano per visitare l'Expo, finita la loro visita, gireranno per il nostro paese, portando quindi un grande indotto a tutta quella che è l'economia turistica italiana. Beh, non bisogna tradire le attese, c'è consapevolezza, comincia a crescere la consapevolezza appunto su Expo, bisogna seguire anche la voglia di prepararsi a questa Expo, per cui noi chiediamo che la Regione rifletta su una formazione che vada avviata subito, formazione per l'accoglienza dei popoli, sulla ricettività, sulla conoscenza anche del nostro sistema territoriale, sulle bellezze appunto della Lombardia e sulle lingue. Dobbiamo essere pronti per questo grande evento, per cui anche un'anticipazione dei fondi strutturali degli FSE potrebbe servire a far partire subito appunto la formazione.